Stringi ancora un po', così viene un bel filmino che stappiamo. Vuoi la scarpella? Sposta un po' quella. Boh, no, va benissimo. Vai. Puoi andare lo stampo? Ci siamo? Sì, ok. Andiamo! Buon Natale, family! Io vado, Fammi andare sul soffitto. Buon Natale! Prima le signore. Veramente prima i bambini. Ma questo qua è Sant'Enne, Basta! Millesime. Cosa c'è lì dentro? Svuota il cazzo che l'ha messo. Vedi questo qua. È quello di prima. Fatto il danno. Quello tu già l'hai. No, ho fatto rovesciare un po'. Niente. Ci asciugalo bene. Un impegno concreto, a sostegno delle donne. Ce l'hai ancora, come mai resisti? Questo no, non mi viene già faccio più, altro che... Perché Natale? Perché Natale, quando arriva. Il baccalà delle 2:30. Delle 2:30. 25 dicembre. Però in effetti è così nel napoletano che la festa di Grossi fa la vicina. Mazzarella non è così. Però in effetti la cosa più bella è Natale. Assaggia il comando. No, qua io devo farmi una scorpacciata mai vista. A prendere la senza che ti metta lì dentro, non lo so. Forse c'è una cucchiaio? Ma non lo so, io vado con le mani, ma che mi frega a me. Madonna. Ma non ce la fai tu a stare un pochettino zitta. Non ce la fai, tutte le cose negative a te ti vengono sempre fuori. Ma perché negativo? Perché devi dire che è insipido? No, qualcuno ti ha chiesto come va di sale, sono buoni, no? Io l'ho assaggiato, ma puoi anche farne a me. Però il gusto è buono. Il sapore, cioè il condimento è perfetto. Sì, sì. Come implacabile come ogni anno. Qua ci deve stare un giorno in meno. Secondo me la cottura è venuta meglio di altri anni. Sì, sì. Vero, meglio l'anno scorso. Meglio dell'anno scorso. Perché da te era troppo secco. Bravo. Ma adesso con questa griglietta è più ma infatti quello che ti voglio dire è proprio l'accondimento della cottura sul placato. Così se tu lo fai sempre così è perfetto. Così da 10. Dall'anno scorso non si poteva mangiare. No, così è. E mio padre sa fare questo. Cioè, che io a livello di cucina, questo mi viene da dire. Mi piace, lo fa con attenzione. Oh. Lo faccio io. E poi ti fare due robe. Io non farei così. Magari mi viene male. Non farei meno costo. Io lo fa bello con il tanto. Una volta che l'assaggio. Io ho visto un pezzettino qua. Ma invece? Tutta polpa. Guarda. Questa alla fine... Che ci fai la bocca. E più no? Assapori di più il gusto del pesce, del macarà. Sono buone anche per i fritti, ma questo è un altro livello, un'altra cosa. Ma no. Stiamo parlando della sapidità. Della sapidità, del sale. Ma che buono sto cosa. Ma te insipido, lei lo sapeva. E comunque lo devi ripetere, perché l'ha detto oggi, che l'ho detto io subito. L'anno prossimo fai un giorno in meno di pistolatura. No. Ma sai perché ho fatto un giorno in più? Perché questo era proprio secco. Invece di sapere quando lo prendo, non è così semplice. Hai paura che era troppo salato? No, va bene. Perché è meglio così che immangiabile. Ma non si fa così. C'è una sola tecnica, il cibo, va assaggiato. Prima di combinare con l'acqua, prendi un pezzettino, l'assaggio e vedi come è salato. Non ci ho pensato. Ma io sempre così ho fatto. Anzi, io un giorno, ieri, mi sarei pure assaggiato. Vieni, ed era buono. Un pezzettino. Io proprio non mi ricordo. No, non so io qua. Ho preso un pezzettino tipo questo, c'è la lana. E quello che vedevo lì così invitante. Anche voi tutto era buono. No. Io domani me lo scolpaccio per lì. Questo, vediamo se c'è un pezzetto. Poi per fare una cosa salata giusta, una bella frittura di canali. La sai tu.
con sale e limone. No, ma non è vero, perché non è sera. Domani ci prendiamo un po' di questo e un po' di lì. No, questo. Non basta. A me questo. Forse questo è più bello. Quindi ciao. Ma così si deve bere, bello. Adesso ci sono anche dei pezzettini un po' tosti, eh? Il salato vende proprio... Buono. Bello che c'è un fresco, no, perché... Che cosa non è esagerato né di aglio, né di olio, cioè è giusto. E più lo mangio, e più sono sapore del pesce. Non del sale. E qui sente... non senti più neanche tanto la salinità. E poi alla fine quello che ti rimane in bocca è più buono. No. Vediamo, eh. Mastica bene, no? No, perché con l'imbaccatura qualche problema c'è, quindi può scappare qualche frammento di spina. Non attenzione in più a mangiare, basta, io sono questo. Ho fatto due pezzetti, stavolta l'ho assaggiato anch'io, perché mi tanto, perché ho fatto. Ma proprio bello. Sono più bravo, guarda, questi due bel prezzemolo lo fresco. Sì, ma questa prova, che c'è? Non è che ho fatto niente io. Ha fatto la griglia. Ha fatto la griglia, è una cosa che fatta. Comunque con la griglia è ottima. Hai fatto, hai fatto. A te ci vuole una griglia come questa? No. Oppure un barbecue? No. Un barbecue elettrico però. Non... Quando devi fare la casa tua? Mm. Ma se pure devi pagare la casa, devi pagare i mobili, devi pagare la macchina, come fa? Perché lui è un suo male, perché se lui trovasse una... Poi quando c'ho un minimo di soldi, se le spendi una così... Una marocchina che lavora, no? Fa lavorare la marocchina, e adesso la mangio a divertirsi. Ma non parlare che ci sono le spine. Proprio mangi mamma, sono rimasti proprio con quella. No, perché mi piace proprio. E vabbè, ma è tardi, e basta, hai mangiato. Oh, mi sei attivato l'appetito. Grazie, ma poi... Io non va bene, ma proprio a lui però, eh. Senti esagerato, basta, prima vado a mettere il pigiama. Sì, però... C'è venuto una bomba croccante di morbida. Questo sembra sempre che vuoi smettere, però in realtà poi... Si gira, no? Io prima avevo esplorato solo quelle tosse. Quindi questo qui è una bomba. Vabbè che quello morbido ho fatto bene.
è lungo molto giù e corto sulla braccia. Ma tu vuoi un tappo? Ce l'ha, ce l'hai tappo. Che bello, basta, calma, non succede niente. No, quello devi stressare, che io sono stanca di... Trovo sempre scusa, ma trovo sempre scusa. Quello sono andati per... No, non succede niente e basta, non ci ritornare solo. Oh, posso mandare parlare? È successo niente, allora posso dire il perché è successo. Perché sono stanco per pigiare. No, scusa, non è perché sei stanco, perché le fai cose così, ti vengono troppo spesso le cose. Tu ti sei fissato questa teoria? Io poi ti rispondo sempre, perché tu non fai mai niente, devo fare tutto io. Va bene. Il Natale è così, hai ragione. Io sono stanco. E va a calare la pancia così. No, perché tu. Perché eri lì, ti sei messo qua, non ci arrivi, questa è la bottiglia te la vuoi mettere no. Qua, non sarebbe successo, come no? No, non è così. Vabbè. Vado a vedere se c'è una stanza più comoda. Lascia salutando, ce la beviamo, gli rimetto un altro campo, sta per terra lì, lì non serve più tanto. Comunque non sai che no, non so. Ragazzi, non essendo salato. Eh? Non essendo salato. Hai capito? E anche a me la cosa. Non ha più voglia di mangiarlo. Allora, comunque vi comunico che tutto sto baccalà che abbiamo fatto oggi, la mezzogiorno stasera, sono tre sberle così di baccalà che ho preso. Quanti chili? 2,5 kg. 50 kg di baccalà, anche la bottiglia. Ed è finito, non c'è più. Questo è, basta, c'è questo qui dentro, il piatto con un pochino di fritto che è rimasto, basta. Ho fatto tutto. Ma quello fritto io ho usato, quello non l'antipasto. Poi ha fatto anche i pezzettini grossi. Sì. L'ho messo a tavola, per di nuovo, ma l'hai mangiato. Non l'ho mangiato. Io mi saltavo l'essere mangiato, ma se tu non l'hai mangiato non lo so. Quello che ti viene? Quale mangiato nell'antipasto? Nell'antipasto dopo non l'ho visto proprio. Solo quando sono arrivato. Un pezzettino, ma l'avevi fatti gli stessi equivalenti dei pezzettini come? No, un po' più grossi. Ah, ma che cazzo, siete messi qua? Ho detto che sono avanzati, solo quelli avanzati, non ce n'è più di baccalà. Ma già cucinato, cioè io il baccalà fresco non ce n'è più, tutto cucinato. Tutto cucinato, è rimasto solo fritto.
E questo qui che sta definendo adesso, che poi mi sembrava che era tanto, ma ve lo so che sbellappando come non si può. Per quando eravamo in 10, hai fatto la stessa porzione, abbiamo fatto la stessa porzione. No, dai, basta adesso. Mm. Tu l'hai fatto in Belgio questo, no? Però... è un Belgio spettacolare. No, è una fare. No, no, ma quella volta lì dove abitavano la casa... In casa vecchia, quello che fa anche a Castellone, mi ricordo. Casa vecchia, ci sono mancati i baffi tutti con la Marina, il marito, l'amico di Giuseppe. Quella era la moglie di Tony Biondo. L'ex moglie, no, era la moglie. Allora, quella continuava a mangiare il baccalà. Che buono. Alle 5 di mattina, perché erano fatte tardissimo poi, fatte mezza di 5 di mattina, noi già atterravamo, e lei c'era un affare come questo e contavamo. No, perché allora, se poi tu, se riesci a beccare questa che è la cottura e il condimento perfetto, e in più magari la dissalatura che dà una nota un po' più di sapore col sale, è veramente come le ciliegie, cioè bam 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 bam. E già così che ci ha avanzato? Niente. Ci avete notato? Non l'avete notato perché mi sono fatto vedere. Ci ho messo anche un po' di sale sopra. Ah sì? Ho preso la fata sale sopra perché sennò era proprio di sicchi. No, non si sente. Ne ho messo pure un bel po'. Vedi, quello, ma ci sta. No, questo è stato un giorno in meno. Però devo dire che alla fine è meglio così. Anche salato. Che salatino, non già avere che fa cagare, mangi un pezzo con il stomaco. Un paio di volte non te. Però così. Non so se per anni lo riporto. Basta, dai Dante, tardi. Mangiamoci un po' di tagliatoni, no. Qui prendi secondo me. Io voglio pezzettini, voglio provare stasera a mangiare un po' di tagliatoni. In modo non esagerato, però dai, no, pezzettini. Io mi sento leggera come una piuma, non ho mangiato in tavola. E allora non devo. Ma hai fame? Bello tranquillo con tutti gli anche fuori per spengolare. Sai come cose quel coso, quindi non l'ancora montato, perché io quando è fuori non devo uscire, quelle si spegne la mattina l'orario che vuoi tu. Mm. Ma vieni qua, un po' di tempo. No, no, non voglio assolutamente un goccio con niente, perché adesso proprio bene. Anzi no, devo pure spegnere questo qua. Ma mi devo le scarpe, guarda là. Sto baccalà è stato talmente baccalà. Sto baccalà è stato una bomba. 22 minuti di ripresa. Bomba. Auguri, eh. Bomba, auguri, eh. Auguri, eh. Auguri famiglia. Con le ciabatte, no? Ancora con le ciabatte del Milan. Sì. Oh, auguri, buon Natale. Auguri. Auguri. Marito, auguri figlio. Andiamo a mangiare il panettone. Sì. E sembra che se ne stava andando, ma è strano. La porta qua della scarpiera. Sembrava un augurio che veniva da lei. Quello era, perché lei no, si era dimenticato che aveva detto non quello. È vero. Sì, non è vero. Sì.